Sì, grazie a tutti, io vi volevo dare un appuntamento a tutti, a partire dalle associazioni. Il 6 dicembre quest'anno vogliamo rievocare quello che è successo nel 1087, quindi vorremmo che la città vecchia si trasformasse negli abiti, nelle attività, nelle strade, come se tornassimo nel tardo medioevo, come se tornassimo nel 1087. Mi sento di ringraziare da sindaco l'attività del regista, che è ancora più con noi, Brollo, che è stato il primo a parlarvi di questa vostra iniziativa e che si è così appassionato non della parte, diciamo, legata allo spettacolo, della parte legata alla sua professione, ma si è appassionato a questa città perché ha capito che questa città nei giorni di San Nicola ritrova un senso di comunità che forse nel passato avevamo perso. Grazie per quello che hai fatto per noi, grazie per essere diventato alla fine uno di noi, un cittadino barese come noi. Chiedo scusa, gentilmente dovrebbero venire i 4 prestiti delle scuole che dovremmo regalare dei quaderni momentaneamente simbolici, poi verremo consegnati direttamente alle scuole, grazie. Prego, se volete venire vicino al tavolino così. Allora, la scuola Filippo Corridoio, tu che sai che... No, Umberto. Ok, allora, uno, allora, aspetta, devi girarti perché... Questi naturalmente sono simbolici, poi verremo portando a lasciarli qui. Vabbè, se siamo in due, è la Lucaria. Ok. Per noi è molto importante questo momento perché al quartiere San Paolo, che viene vissuto da loro come qualcosa di strano nella città di Milano, tant'è vero che i ragazzi oggi dicevano dobbiamo andare a Bari. Il cordoglio militare del sangue delle tradizioni è fondamentale perché costituisce la radice che viene legata il quartiere alla città. Tant'è che l'anno scorso, giusto come esempio, i ragazzi, soprattutto quelli delle scuole elementari, hanno approfondito con la maestra Madrulli proprio un percorso di riscoperta della storia e della tradizione del sangue. Hanno fatto un progetto sulle icone di San Paolo e con anche i giochi tradizionali della nostra figlia. Sì, ci vorrebbe come approfondimento, anche con i marinai di San Nicola, che testimoniano con i loro abiti quello che è successo in Italia. Ok, vi aspettiamo. Noi saremo lì a giorni, questo è poco ma sicuro. Speriamo che sia la fine di una lunga serie. Grazie a voi.
c'è questa cosa? Thank you.
queste due associazioni che sono da sempre vicine alle attività della Basilica, e in particolare mi riferisco alla Milizia Santi Nicolai, che ci segue con occhio benevolo da un paio d'anni a questa parte, anche da più tempo, e l'altra associazione dei Marinai della Traslazione, per il loro contributo e per aver realizzato questi 1000 quaderni che saranno distribuiti nelle scuole della città di Bari. Penso che l'invito che essi vogliono proporre è un invito molto allettante, cioè che questi nostri ragazzi possano vivere la loro scuola con l'entusiasmo dei 62 marinai della traslazione. Quindi un bel impegno, un bel compito da realizzare in scuola. La scuola forma persone adulte, libere, che sanno crescere, che sanno fare della cultura il palcoscenico della loro formazione, e quindi con questo entusiasmo possono realizzare grandi imprese. Grazie a tutti e buona serata. Thank you.